perché questa è una storia profondamente alpina in qualche modo. Rino, il regista? Il regista è di Mirabella Eglana, ah, ecco. Si chiama Assanti. Ecco. Mentre Francesco è produttore, è sceneggiatore e mi pare fai una piccola parte come attore. Sì, e poi vi racconto per questa parte perché l'ho fatto. Allora, parte del in effetti, insomma, inizio come attore perché avevo fatto delle cose a teatro e conobbi, credo nel 2005, a Santi, quando facevo un festival a Mirabella Eglana, un festival del cinema dove diceva il film. Abbiamo passato una piacevole serata, allora ci siamo promessi, allora guarda, se hai qualche idea, qualche progetto, sai come spesso succedono in queste serate, se hai qualche idea, qualche progetto, fammelo sapere, magari chi lo sa, riusciremo a fare qualche cosa assieme. Però spesso, sai, sono quelle parole che si dicono così senza pensare più che possa succedere niente. Invece dopo alcuni anni l'ho rincontrato, lui aveva scritto questo soggetto di questo film che riguarda fortemente l'Irpinia. Io sono rimasto molto colpito, diciamo, anche un po' dalla poesia, diciamo, di questa scrittura cinematografica, che è molto diversa rispetto alla scrittura letteraria, perché sono due cose assolutamente diverse. Sono rimasto molto colpito e iniziai a vedere se c'era la possibilità di fare questa produzione. Quindi, disse, io però lo porto avanti se riusciamo a convincere Claudia Cardinale. Dissi, cioè, Battista, Claudia Cardinale innanzitutto è 20 anni che non fa più film in Italia, non ne vuole sapere, io sapevo tramite altre persone che non ne voleva proprio più sapere di tornare a lavorare in Italia. Detto, poi io sono una piccola produzione, se tu mi chiedi da Claudia Cardinale mi ammazzi prima ancora di partire, detto, cerchiamo di capire. Però lui su questo è stato molto testardo, io sono stato pure io un po', perché c'ho un pizzico di follia ci vuole, e un giorno partiamo per Parigi, dove vive Claudia Cardinale, portando questo soggetto, questa ormai era una sceneggiatura scritta da tutti e due. Lei all'inizio era un po' titubante, poi chiese, ma la protagonista come si chiama? Rosa. Dice, la? Rosa. La protagonista. Ah, la protagonista. Non la protagonista, quella che avrebbe dovuto fare il suo ruolo. Capito. Perché in effetti poi non è un ruolo principale, è un cameo che le ha fatto nel film. Mm-hmm. Rosa, dice, ma voi sapete che sì, anche io mi chiamo Rosa, il mio secondo nome è Rosa. Ah, e noi non lo sapevamo. No. Ho detto, poi che in questo film che cosa fa? Noi raccontiamo di questa tratta Avellino Rocchetta abbandonata. Io sono siciliano, io vivo in Irpinia per scelta, direi quasi per amore. Mia moglie è napoletana, perciò. Però questa storia mi ricordava molto anche le tratte dei treni dismessi della mia Sicilia. Sì, sì. E poi, siccome mio padre era un ferroviere, sentivo qualche cosa che mi attirava verso questa. Scusa, Francesco, la Cardinale ha dichiarato che anche suo padre era ferroviere, e questo è stato un altro motivo per accettare. Mentre stavamo parlando, dice Rosa, non Rosa, dice, ma lei mi guardava, tu fai il produttore, che cosa fai? Chi sei? Che giustamente voleva capire. E io inizio raccontando da dove vengo, perché mi sembra la cosa più semplice, no? Io sono siciliana, sai, anch'io sono siciliana. Chi tu? Io sono di Piazza Armerina, che è un paese al centro della Sicilia. Ma conosciamo benissimo. Anche se i miei adesso vivono a Catania. Lei dice, io sono dall'altra parte perché la mia famiglia era originaria tra Palermo e Trapani, da quelle zone là. Dice, ma sai, poi ho detto, questo film mi piace perché papà faceva il ferroviere. Ah, ma anche mio padre faceva il ferroviere. Perché mio padre era ferroviere a Tunisi, dice Claudia. Se io incomincio a vedere come se ci fosse una serie di coincidenze, che questa cosa che per me sembrava impossibile, ero sicuro che Claudia Cardinale ci avesse cacciato via dalla casa sua, perché poi c'era lei, c'era l'agente, c'era il manager, si parlava un po' italiano, un po' francese, un po' inglese, questi qua ci pigliano, ci cacciano, ci buttano dalla finestra e finisce là. Lei mi guarda e l'impio si fa, senti, noi abbiamo un diritto morale. Noi dobbiamo fare assolutamente questo film. Io come attrice e tu come produttore. Perché essendo figli di ferrovieri, noi abbiamo un diritto morale nei confronti delle nostre famiglie. E questo è stato l'approccio suo al film. Io ho conosciuto Claudia molto bene. Dico che, oltre ad essere una star internazionale, è una persona di un'umanità e di una sensibilità
anche di generosità, perché lei questo film l'ha affrontato con molta generosità, si è spesa molto per il film. Noi poi con questo film abbiamo avuto un premio al festival, come miglior film al Festival Terre di Siena, di Festival Internazionale di Terre di Siena. Nella giuria c'era Pupiavati, perciò per me è stato, diciamo, una forte emozione ricevere un premio da Pupiavati. Abbiamo vinto un altro premio al festival, un festival di Roma, a Santa Marinella, poi siamo stati a alcuni festival internazionali a Cracovia, a Dublino, dove a Tormina. Non l'ho fatto pensando di guadagnare, se no non lo dovevo fare questo film. L'ho fatto perché ho creduto nel, diciamo, nel progetto artistico. Abbiamo coinvolto degli attori, Luca Lionello, che è uno dei protagonisti, che è il figlio di Lionello, che è un bravissimo attore, ha fatto Judah in The Passion con Mel Gibson, cioè tante altre cose molto in gamba. C'era un'esordiente Francesca Dasini, che è stata molto apprezzata, c'era Nicola Di Pinto, che è un attore feticcio di Tornatore, è stato in compagnia con Luca De Filippo, è stato molto usato in alcuni film di Tornatore, faceva il famoso il camorrista, il primo film in cui Tornatore ebbe successo. Ma con Raffaele Canale, con Ben Gazzara. Con Ben Gazzara, esatto, qui inizia da là. Poi c'è Assisi, insomma ci sta una serie di attori. Assisi. Io faccio un piccolo ruolo perché quella sera doveva venire un attore che doveva fare quel ruolo del sindaco che era previsto per lui. Questo ha chiamato, non so se sia vero, non è vero, comunque dice che stava malissimo, aveva la febbre, non riusciva a muoversi, voleva che spostassimo di qualche giorno. Ed è una cosa impossibile perché se ogni giorno fermo sono soldi che costano. Allora io ho deciso a quel punto, ho detto facciamo una cosa, ho chiamato il sindaco di Rocchetta Sant'Antonio, con il quale stavo in contatto perché stavamo girando là, ho detto portami una fascia. Dice, ma che fascia? La fascia di colore. Io dico portami una fascia di colore, ma la vedo io. Ma ho portato la fascia di colore, me la sono messa e sono salito a fare il sindaco io, chiudendo questa piccola falla organizzativa, quando poi ce ne sono state tante, perché quello che vedete su uno schermo è un centesimo di quello che succede attorno, dentro e ai lati di un film. Insomma, questo però mi è stata una cosa molto bella, un'esperienza molto bella che mi ha legato molto ancora di più all'Irpinia, perché mi ha fatto conoscere anche meglio dei posti che probabilmente io stesso non conoscevo. Alcune zone sono state girate all'abbazia del Regoleto, che secondo me è una delle abbazie, sì, più belle in assoluto, tra le più belle che abbiamo in Italia, sfruttata pochissimo, infatti, purtroppo. No, proprio sconosciuta. Sconosciuta. Siamo lui. E poi noi abbiamo raccontato un film che voleva parlare della desertificazione di questi paesi, no? Questi paesi che diventano sempre più piccoli, sempre con meno abitanti, dove i ragazzi non ci sono più. Perché alcune scelte che sono state fatte nel passato in queste zone hanno portato a una desertificazione, diciamo, dal punto di vista economico, mentre ritengo zone che invece dal punto di vista culturale e umano sono molto piene, molto intense, no? Voi siete un'esperienza piccola che riesce a vivere proprio perché c'è un significato dentro molto forte. E questo, diciamo, era un pochettino questo viaggio di questo personaggio che voi vedete che torna dopo la morte del padre, che è un viaggio attraverso la stazione abbandonata, che può essere anche un viaggio dentro noi stessi, ripercorrendo i luoghi della propria infanzia e forse anche i luoghi elettivi della nostra anima, che poi spesso ognuno di noi, anche quando siamo fuori, io sono siciliano, vivo qua, sto molto bene, però quando arrivo sul traghetto di Messina inizio a sentire degli odori che sento solo io. Esatto. Poi magari, come dico con mia moglie, la cosa più bella è il giorno d'arrivo, e sono due giorni più belli, il giorno quando arrivo e il giorno quando vado via. Però c'è questa sensazione, questa cosa che ti porta legato alla terra e ti fa sentire il bisogno di frequentare i luoghi dove da piccolo facevi casino, combinavi danni, sentivi i racconti dei nonni, i racconti dei vecchi del paese. È questa cosa che in qualche modo ho voluto trasportare assieme al regista Santi dentro questo film. Questo è un po' il racconto del film. Bellissimo.
vieni. Quanti anni, Rocco? Ma che ti è successo in tutti questi anni? Ho lavorato. Un po' lontano, ma ho lavorato. Ti ricordi quando da bambino giocavi qui? Allora erano ruderi. Poi con padre Lucio... Ti ricordi da padre Lucio? Sì. Avviammo i lavori di ristrutturazione. Eravamo io, padre Lucio e tuo padre. Era il 1972. E il vescovo diceva, ma questi come faranno? Ma noi invece avevamo un angelo custode. Il treno e la ferrovia. E poi con Domenico arrivavano gli operai. Ma tanti! Quanti anni avevo quando è morta mamma? 5, 6? Me lo ricordo che mi facevi giocare a palla. Poi andavo alla stazione ad aspettare che arrivasse il treno. Però non scendeva mai nessuno da quel treno. Forse c'era sempre qualcosa di più importante di me. Mi stancai di aspettare e sono andato a Torino. T'ha cercato. T'ha sempre cercato. Ma tu hai fatto in modo di non farti trovare. Padre Alfonso, adesso io... mi dispiace, devo ripartire, devo andare. Chi è Rosa? Vattene, va, che devo pregare. Rossella! Lo senti? Cosa? Il vento.